Ufficiale Cavaliere della Repubblica dal 2006, cittadina onoraria di Castronova di Sicilia, madrina di ben 11 associazioni, la banda Giuseppe Verdi, il coro Puccini, il coro Trevalli, la Crisalide di ieri e di oggi, la FAND, i Cavalieri della Repubblica, gli Alpini, i Marinai, i Vigili del Fuoco, la Croce Verde, sezione Venaria, e in ultimo i Cuochi di Torino e presidente onoraria della Proloco di Venaria Reale, Altesano. Maria ci ha aperto le porte di casa per raccontarci come è iniziato questo viaggio, un viaggio particolare, un viaggio più umano e terribile dei viaggi. A 20 anni, il 4 di ottobre, la figlia Katia veniva a mancare. Il 5 di ottobre sarà benedetta una Fiat Panda che sarà donata alla Croce Verde dalla madrina Maria Di Benedetto e dal marito Dino Bonerbi. Maria. Nel 1969, 19 ottobre, è nata mia figlia. Nel giro di 8-9 mesi viene riscontrata questa malattia che allora poco conosciuta, colpite tantissimi bambini, l'anemia mediterranea, il morbo di Coulier. Abbiamo iniziato un calvario di cui, per poter andare avanti, queste creature erano solo le trasfusioni di sangue. E non per niente io sono molto legata e non smetterò mai di ringraziare e continuare a dire a tutti: donate il sangue, perché voi non potete immaginare, da parte mia non smetterò mai di dire questo grazie, pregare per i donatori, perché hanno dato la possibilità di vivere 20 anni mia figlia, 20 anni meno 15 giorni, perché poi adesso al 19 verrebbe a compiere 50 anni, 20 anni viva e 30 anni morta. In quei 20 anni mi sono dedicata dietro di lei. L'unica cosa volontaria che ho fatto, un servizio volontario, sono stata 10 anni all'Unità Alsi e facevo il servizio agli ammalati a Lourdes. Poi, morta mia figlia, mi ero presa di una forte delusione, sconforto, un'arrabbiatura. E invece probabilmente la sua guida, che è il mio angelo custode, ha voluto che io riprendessi il cammino del volontariato. Con lui Dalsi tu portavi la figlia a Lourdes. A Lourdes, però lei aveva le sue forze di camminare e sono andata per chiedere la grazia, Fabio, sono andata a chiedere la grazia, ma sono tornata ringraziando la Madonna, dicendo grazie per avermi dato una figlia in queste condizioni, anche se è malata, perché ho visto qualcosa che ho pregato più per gli altri che per me. Perché cosa si vede lì è una cosa indescrivibile. E da Lourdes nasce questa voglia di fare del volontariato? Sì, certo, certo, perché io ho poi abbandonato l'Unità Alsi quando è morta mia figlia, perché, come ti ho detto, ero così stravolta, così incredula, e mi sentivo una donna vuota, una persona senza niente più dalla vita. E posso dire grazie a Dino, che mi ha dato un forte aiuto, e mi è stato molto vicino, ha dovuto anche un po' trascurare il suo lavoro per darmi questo sostegno, e di cui non volevo neanche più riprendere io il lavoro, invece l'ho ripreso, e per fortuna l'ho ripreso in mezzo ai giovani. È stata anche questa la voglia di combattere, e questo mio angelo custode mi ha messo e mi ha aperto la volontà di fare per gli altri. E a volte sono stanca, credetemi, ma lei mi spinge che io devo fare per le associazioni, devo fare per tante cose. Sono dentro alle Caritas, perché lo possono testimoniare le responsabili delle Caritas. Vado sempre per i progetti, per qualunque cosa faccio, perché una ne faccio mentre già penso la prossima che devo fare. Questa che della macchina era da un po' che avevo questo desiderio, perché 10 anni fa abbiamo fatto l'ambulanza, 5 anni fa abbiamo donato una macchina a Castronuovo, come hai detto tu, sono con la cittadinanza onoraria e sono andata 5 anni fa a donare una macchina.
ho visto che qui alla Croce Verde c'era questa necessità di questa panda e con mio marito abbiamo detto rinunciamo alle nostre anche cose a volte quotidiane, credetemi, per arrivare a fare queste cose, ma siamo contenti perché questo è il nostro obiettivo, di fare del bene. Essere madrina significa essere anche mamma. Hai detto, hai proprio azzeccato. Io il mio ruolo da madrina lo conosco dai miei figliocci che ho battezzato e cresimato, che sono dei miei nipoti e che sono anche ragazze e ragazzi di amici. Sono molto presente con loro perché è proprio quel ruolo che non perché mi viene a mancare la figlia, ma perché mi sento responsabile, e così lo sono per le associazioni. Direttivi di queste associazioni, loro spesso mi vengono a trovare proprio perché si coordina e sentono il piacere, il bisogno di parlarmene, e abbiamo sempre avuto dei buoni risultati. Hanno sempre preso in considerazione i miei consigli e mi hanno sempre considerato e voluta sempre con loro. Nelle possibilità della mia salute ci sono sempre stata, e quando non posso loro sono comprensivi nei miei confronti, però dicono sempre tu sei la nostra madrina e ti vogliamo bene. Sei un po' una benefattrice? No, direi di no, una benefattrice. Sono una persona come tanti altri, solo che la mia visibilità, essendo madrina, si vengono a scoprire queste cose che faccio. Non tutti magari sanno, ma sia tu che Dino vi siete indebitati anche per aiutare altre persone. Sì, sì, non lo nascondo, noi la Croce Verde l'abbiamo preso con un finanziamento dalla banca. Abbiamo pensato, per comprarci o cambiare la macchina, facciamo questa donazione. Donazioni che arrivano dal cuore? Dall'anima. Perché sai, io mi sono detta, quando dicevano che io ero malata di cuore, avevo scoperto che poi i cardiologi sono riusciti a farmi guarire questo male al cuore. È quello dell'anima che non si riesce a guarire. E allora è un altro dolore. Però ti posso dire, Fabio, che mi gratifica tutto quello che faccio. Non lo faccio perché sto facendo la beneficenza a chi ha bisogno, lo faccio perché ho bisogno io, lo sento per me, lo sento il mio regalo, lo sento come se fosse il mio compleanno, come se fosse un mio anniversario, come se fosse questo mio bisogno. Al tuo fianco hai un uomo straordinario, Dino. Voi nel 1996 avete adottato a distanza anche tre bambini ucraini. Oh sì, certo, vengono ancora spesso, sono anche sposati, e felicemente l'abbiamo fatto. Di questi ragazzi mi pento solo di una cosa, che quando sono arrivati loro, voi genitori italiani, e volevano chiamarci mamma e papà. Noi non l'abbiamo voluto, non perché non volevamo sentirli figli, perché sono i nostri figli, ma perché ce l'hanno i genitori in Ucraina, ma sono giustamente famiglie bisognose. Non volevamo prendere il posto di questi genitori, che loro volevano che ci chiamassero mamma e papà, ma lo facevano e lo fanno per il fatto del loro bisogno, ma noi siamo sempre disponibili. I nostri ragazzi vengono spesso, si sentono a casa loro, ci hanno portato le loro mogli, noi siamo andati là da loro, ancora tuttora, e io sono coccolata. Quando arrivano loro sono proprio dei figli, io non nessuna difficoltà a dirlo, anche se mi chiamano Maria, però sono i nostri figli, e noi siamo presenti in tutto per loro, in tutto. Com'era Katia? Katia era una ragazza molto divertente, spiritosa, si faceva voler bene, più che dirti una ragazza, era più una bambina, perché anche se era arrivata ai suoi 20 anni, ma era una grande coccolona e
si faceva prendere in braccio spesse volte anche per i suoi 17-18 anni. Voleva stare abbracciata e in braccio alla sua mamma, seduta a volte sulla poltrona, e diceva: mamma, mi posso mettere nelle tue braccia, mi fai le coccole? E io gliele facevo. Ha fatto 20 anni, una vita a dormire vicino a lei, mano con la mano. Molto di questi 20 anni li abbiamo passati in ospedaletto Kolinkar, che allora si chiamava ospedaletto perché veniva ricoverata. Lì era il posto dove lei si sentiva sicura, si sentiva protetta, sapeva di avere la sua mamma vicino, di avere i medici, la dottoressa che poi l'aveva presa in cura, Anna Maria Camoletto, che poi è stata la sua madrina di cresima. È stata tornata da suore, dai sacerdoti, e lei lì era la sua casa, era il suo ambiente. Non c'era niente da fare, che lei faceva il possibile di andare, voleva essere sempre ricoverata per essere sicura, perché sapeva cosa andava incontro. Il suo dramma era quello di vedermi piangere. Non potevo assolutamente avere una lacrima negli occhi, e io non gliel'ho mai fatta vedere. Questo ti ha rafforzato molto. Sì, sì, perché credimi Fabio, io ho pianto tanto di nascosto di mia figlia, ma tanto, ma davanti a lei mai. Però quando mi è venuta a mancare, proprio perché non avevo pianto mai davanti a lei, sono anche riuscita a trattenere tanto nei quei giorni più tristi. E piango molto da sola, perché mi ha dato lei questo insegnamento, questa l'abitudine di piangere da sola, senza la presenza di nessuno. E tu stai insegnando tanto agli altri. Non penso che io possa essere una persona che possa insegnare, perché ognuno vive nel suo dolore, nelle sue cose, però io mi ritengo una persona che vuole bene alla gente. Voglio bene alla gente perché la vita è breve e va rispettata, e fra di noi persone che ci si vuole bene, ma anche quelli che, perché non è che puoi piacere a tutti, caro Fabio. Io non voglio il male di nessuno, perché chi entra poi nel giro delle malattie sa che vita deve andare a fare, e io sono vicino alle persone che soffrono, ai genitori, alle persone malate. Sono molto comprensiva e disponibile. E fare del bene appaga? Molto, molto, perché guarda, io in questi 3-4 mesi l'ho passata brutta, Fabio, molto brutta con la mia salute, ma questa carica, oltre che il consenso che ho chiesto a mio marito, Dino, ho questo desiderio, e lui se non mi ha mai detto di no, mai. Sono sempre disponibile ad ascoltare e dare sempre la mia disponibilità, ma non solo a livello economico, ma anche per un consiglio, anche perché vengono per un qualche favore, per delle mie conoscenze. Fabio, cosa ti posso dire? Fino adesso ho avuto sempre dei buoni risultati, perché io mi rivolgo tanto a mia figlia, e mia figlia sa che io ci tengo a voler fare del bene alla gente, e vengo sempre esaudita e riesco a ottenere. E tu ben sai, perché sei stato anche testimone di quell'aiuto che sono riuscita a dare ai vigili del fuoco, sei promotore, mi hai invitato ad ascoltarti, ti ho ascoltato e li ho aiutati, e ci siamo riusciti. E questi per me sono dei risultati che mi rendono tranquilla, contenta, perché ho fatto qualcosa per me stesso.